Benvenuti telespettatori di Teletifosi, siete sempre numerosi, siamo qua allo Stadio San Paolo nel dopo partita del Napoli. Una grandissima partita, io ringrazio il mio amico giornalista nella mia trasmissione, nella mia intervista, nel mio angolo intervista, Salvatore Saponaro. Grazie Saponaro. Non è così, carissimi telespettatori di Teletifosi, non è così, perché questi non sono un ospite, questa è la trasmissione mia. È la mia trasmissione. Fermatevi un attimo. Oh, questo è il mio stadio e siete ospiti miei. Io stasera, per la verità, voglio essere tranquillo, vi voglio concedere l'onore di intervistarmi, ma nel miglior modo possibile. Quindi siate veramente molto, sfruttate questo tempo a disposizione. Sì, Presidente, noi la ringraziamo di essere ancora una volta intervenuto nell'angolo di Teletifosi. Grazie, Presidente, grazie. La mano non gli addò perché è tutta sudata. Va bene. Presidente, allora, dunque... una cosa tutta schifosa, tutta piena, ma che fa? Ma io devo... A gelatina. Gelatina, è proprio gelatinoso. Presidente, tu... Scusi Presidente, posso fare anch'io la domanda? Grazie. Presidente, dunque, l'IKEA vuole sponsorizzare il Napoli? Non c'è niente. Guardi, io non ho bisogno di nessuno sponsor. Anzi, per carità, sono anche stato all'IKEA, però mi sa che là non puoi esagerare. Io sono andato, c'è anche la pasticceria dell'IKEA. Sono andato, ho detto mi piace, ad orta, a voglio, ma guardato, mi ha detto questa è Avanna, queste sono l'ova, sa a Monti lei, hai capito? Io allora a tal proposito gli dico che lei è stata di IKEA perché si è montata la testa, però ha perso le istruzioni, si capisce un cacchio. Va bene. Quando lo montano a questo? Nemmeno la moglie. Saponaro, Va bene. Mi chino un attimo perché ho perso, posso un attimo. Vi accompagno con il microfono, non si preoccupi. Avevo perso l'auricolare. Tanto siamo tra di noi, non vi preoccupi. Io non c'ho buon compagno, c'ho Marino che mi suggerisce le risposte, perché sai che io te calcio non capisco una mazza. Bravo Marino, bravo. Saponaro, vuoi fare la domanda, per favore? La domanda. Io volevo fare un po' di gossip. È ancora sgonfiata la bocca, che succede? No, la cosa è in giù, pensavo che c'era la pressione a 1 e 2. No. Allora, tutti quanti si domandano che voi discendete da una famiglia... Sì, dai scimmie discendo io, non ho capito, va preso per... Ciao Darwin, non ho capito, faccia la domanda e non mi faccia Luca Laurenti. A noi ci hanno detto che voi discendete da una famiglia nobile, perché ci avete molti conti in banca. A parte che i conti sono miei, li faccio io. Sì. E poi io ho molti conti in banca perché gestisco una società che è ricca. Anche se ultimamente sono un po' in crisi. Sai, io avevo il conto arancio, mi è diventato rosso fisso. Ho aperto anche un altro conto, sì. Il conto Siffredi. Quello se vado sotto sul dolore. Sì. Ma Marino mi ha consigliato il conto Cicciolina. Come? Quello che te succhi i risparmi, sì. Ma almeno ti diverti. Grazie Presidente. E a proposito de Cicciolina, sì. Se cicci lei sta cosa e non mi faccia più le domande che riguardano le mie attività bancarie, perché mi avete rotto i ciufoloni e me ne vado. Tira da Cicciolina e battina, hai capito? Ha ragione il Presidente. Dobbiamo sconfiggere l'invidia. Dobbiamo sconfiggere l'invidia. Contro i barbagianni, contro i gufi vinceremo, contro le cornacce. Oggi contro Maravizia. Qual è un Maravizia? O Presidente. Maravizia. Conto. Sì, stai zitta, voi studio. A me quella reale. Catto topo, Bene, telespettatori e teletifosi, benvenuto nel post partita del Napoli qua allo Stadio San Paolo. Io sono ancora in compagnia del mio amico giornalista Salvatore Saponaro. Oh, grazie a te, carissimo Eugenio Generoso, che sei venuto nella mia trasmissione. Oh, Saponaro, ormai è vecchia la storia, è mia la trasmissione. La trasmissione è mia, la tua, ma avete rotto i ciufoloni. Scusate, o stadio è mio, la trasmissione è mia. Ecco. Scusate se ve lo dico, ma... Avete ragione, Presidente, lo stadio è vostro, è tutto vostro, sì. Grazie, Presidente. Dunque, Presidente, la domanda di rito è istantanea che noi la vogliamo porgere questa volta è la seguente. Lei è una persona umile, lo sappiamo tutti quanti, è molto umile, ma si è fatto da solo? Scusate, mi sa che quelli fatti siete voi, e anche in compagnia. Io non me faccio mai. Grazie Presidente. Comunque, devo dire che
Io sono partito dal basso. Beh, devo dire che comunque io abitavo in un paese piccolino, ecco, sono di umile origini, era talmente piccolo che una volta, pensate, ho parcheggiato la macchina in seconda fila, mi ha fatto la multa il vigile del paese a fianco. Poi devo dire che comunque è andata sempre meglio, ma pensate che comunque allora c'avevo una macchinetta così, una cosa, io c'avevo la Duna, che pensate, pensi... Ah, la Duna, la Duna. La Duna è la prima macchina che si accappotta anche quando sta parcheggiata. E anche con, diciamo, si accappotta anche con qualche duno, con qualche... Ho sbagliato la domanda. A lui si è capottato il cervello, perché guardate, io devo dire la verità, io non lo... Ma guardate una cosa in... Ma vi rendete conto che razza di giornalisti? Va bene, Presidente, ecco... Saponaro, fai la domanda, Saponaro, fai la domanda. Passiamo alla cosa clua, diciamo al... facimma bot con questo. Perché io la domanda questa la vorrei... Allora, che sta dire? Capodanno. Io, come che abbiamo saputo in giro, no, che lei deve uscire con un altro nuovo film, perché lei è un filmografo, quello è un film... Io non lo so, guardi, lei compri l'enciclopedia e ripassi qualche termine, perché scusate, io non lo so, veramente, faccio la domanda che gli do una risposta. Stavo facendo la domanda, cioè, di questo film, no? Per fare un'analisi più... Analisi logica. Sì. Potete fare qualche battuta del film che... Cioè, la dite, una cosa che guardi, ci fa ridere. Io veramente... Ho sbagliato la battuta. No, le dico semplicemente, queste non sono domande consone, lei non è consone. No, io sono Saponaro. Ecco, certo, appunto. No, non sei consono, sì, si vede, non sei consono. Il mio prossimo film di Natale, si chiamerà appunto Natale nella Munnizza. Grazie, Presidente, grazie. Sarà ambientato a pianura, in mezzo ai sacchetti, e tra i sacchetti ci saranno attori consoni. Ci sarà Arrigo Sacchi... Il presidente francese Sarkozy, il presidente della RAI Sacca, anche Carlo Verdone. Scusi, ma che c'entra Carlo Verdone? Vabbè, quello è un sacco bello. Ma scusate, un sacco bello, lei è un sacco scemo. Io gli do subito questo microfono perché mi avete rotto i ciufoloni. Ma voglio dire, il fatto dei sacchi. Saponaro, ma quale sacco? Ma quale? Io ti chiudo in un sacco e ti butto a mare, capito? Saponaro, basta. Mi hai fatto fare una magra figura con presidente. Nada voto, da me. Noi dobbiamo sconfiggere l'invidia dei barbagianni, dobbiamo sconfiggere l'invidia dei gufi, di quelli che si mettono così sulle schiere. No. Saponaro, con l'Aquila Reale mi hai scocciato, basta, tu io ti faccio venire all'Aquila e ti faccio buttare in aria, capito? A poi studio, a poi studio. I tuoi giocorni. Bene, telespettatori di Teletifosi, è un vero piacere avervi ancora qui nel post partita. Saponaro, che stai facendo? Stai prendendo appuntamento con quelli sì, di fuori? Sì, grazie Presidente, grazie. Che cosa? Grazie Presidente. Devi essere seri, siamo in diretta, hai capito o no? Siamo in diretta. Allora, siamo qui nel post partita del Napoli, io ringrazio il mio amico Salvatore Saponaro, sempre distratto. Io ringrazio te, carissimo Eugenio Generoso, che sei venuto nella mia trasmissione, perché questa è la mia trasmissione. E stiamo a fare i pantomime. E stiamo a fare i tricchi tracchi e i tricchi ballacchi. Facciamo a Capodanno i tricchi tracchi. Capodanno. Oh, questo è il mio stadio, voi siete ospiti miei e quindi dovete essere delle figure che fanno quello che devono fare, non altri tipi di figure. Sì, grazie Presidente, ha ragione. Dunque, una domanda subito veloce che se lo chiedono tutti i napoletani. Ma un politico potrebbe giocare nel Napoli? Ma io non lo so se voi queste domande le preparate o ve vengono spontanee. Guardi, l'unico politico che potrebbe giocare nel Napoli... Grazie un par di ciufoli. Mo ti dico che è politico. Pannella. Pannella, perché quello è dell'occhio a palla. Ma che occhio a palla, occhio a palla? Lei è una palla, scusi, ma si è visto com'è rotondo, scusi. Saponaro, tu veramente fai pena, guarda. No, Pannella potrebbe giocare nel Napoli, siccome lui sta sempre con queste canne in mano, no? Lo mettiamo al centro del San Paolo, ecco, così mi fa un bel filtro a centrocampo e il Napoli può andare sicuramente meglio. È vero, Saponaro, fai la tua domanda, vai, la tua domanda. Adesso è il momento della mia domanda, signor Presidente, che... Sia conciso, lei è conciso? No, non sono circonciso, perché io sono un cristiano, non sono cattolico, no. Le circoncisioni non c'entrano niente la queste cose qua. Saponaro, queste sono cose intime che uno non è che le può dire in televisione. Non le può dire, fai presto. Io sono un telecronista, si potrebbe sopprimere in qualche modo, no? Allora, vi faccio la domanda che proprio scassamma proprio qua con la... Ma voi state conoscete, no, Berlusconi? Certo che conosco. Te ne so, te Berlusconi. E che ci ho messo? I mani dentro la tasca, Berlusconi, scusa.
ce l'hai i soldi Berlusconi? Pensi che Berlusconi è così ricco, guardi, glielo voglio dire proprio così, simpaticamente, talmente ricco che nei baci Perugina, sì? Al posto di messaggi d'amore, trova gli assegni circolari. Lei che ci trova dentro i baci Perugina? Che ci trovi, Savonara, nel bacio Perugina? Anucel, prenda questa cosa, se prenda sta Anucella, se la mette a mano e se mangia tutti. Ecco qua, Anucella trovo bacio, così si risponde. Noi dobbiamo sconfiggere l'invidia delle cornacchie, Presidente, dobbiamo sconfiggere i barbagiani, dobbiamo sconfiggere i gufi, dobbiamo sconfiggere le aquile, dobbiamo sconfiggere tutti. E l'aquila reale canto topo, tu quando da parte guapula, che le parte direttamente. A voi studio, basta. Solo l'unicorno.